Cosa significa porcetta in style? Maiale in allegria. Maiale con la festa, in pratica, perché la tradizione della uccisione del maiale nelle case contadine era una festa una volta. Addirittura tenevano a casa i bambini da scuola. Era una grande festa. Adesso un po' è cambiato il discorso, però porcetta in style vuol dire maiale in allegria. E quindi tutto il paese festeggiava, diciamo, l'uccisione del maiale per preparare un po' tutte quelle che sono... Dobbiamo capire che tanti anni fa in ogni casa c'era un maiale, adesso ormai sarà 4-5 per paese, sì, che ormai è calato il discorso, anche per questioni dopo il terremoto, sai, le case sono rifatte, non ci sono più le stalle, allora la gente non tiene più tanto. Posso vedere la cravatta? Certo. Ragazzi, la cravatta... La cravatta spiega già tutto. sì, dai, beh, una cosa, questa cravatta qua ha più di 10 anni, è stata dipinta a mano da una signora del paese. Allora, la manifestazione dura da quanti anni allora? 17 anni. 17esimo anno. 17 anni di questa manifestazione qua, e quanti giorni dura? Allora, 6 giorni in tutto, questo fine settimana, venerdì, sabato, domenica, e anche venerdì, sabato e domenica della prossima settimana. Quindi il 29, 30 e primo dicembre. 29, 30 e primo dicembre, è una festa molto lunga. Sì, abbastanza, è anche impegnativa, perché è tutto volontariato, e associazioni del paese, quindi sì, siamo un po' sotto pressione questi 15-20 giorni della festa. Ecco. C'è una grande affluenza di persone? Sì, abbastanza, sì. Anche grazie un po', si sente un po' la crisi, ma comunque l'affluenza è stata abbastanza buona, specialmente venerdì sera abbiamo fatto il taglio della prima fetta, che avevamo un ospite di Colorado, avevamo un tendone stracolmo di gente che non entrava né usciva nessuno, non riusciva a entrare. La prossima settimana riprende con, diciamo, il venerdì sera con lo stand in piazza Marnico aperto, con musica e cucina aperte, e poi sabato e domenica tra sbandieratori e bande di nuovo gireranno per le vie del paese. Lavoreremo anche domenica il maiale in pubblico, come quest'anno, come adesso. Quindi verrà fatta la salsiccia, verranno fatte le costicine. Salsiccia, cotechino, salame, tutto quello che dà il maiale, per fortuna. Tutto, non si butta via niente. Non si butta via assolutamente niente. Un ringraziamento sicuramente alle associazioni, perché se no questa festa non si riuscirebbe assolutamente a farla. E niente, vi aspetto alla prossima settimana, sperando che siate numerosi. E vi attende col porcetta in style. Io ho cominciato da bambino a fare questo mestiere ed esclusivamente per passione, e sto continuando. Dedico le mie giornate adesso d'inverno per fare queste cose e per tramandare soprattutto e conservare queste tradizioni, perché col tempo si vanno sempre perdendo. Si perdono. Come si prepara la salsiccia? La salsiccia, dobbiamo sfatare una cosa prima di dire come si prepara, perché in ogni paese che vai, gente che trovi, ognuno ha le sue tradizioni, ma diciamo che grosso modo si prepara con le carni magre di scarto del salame, ecco, oserei dire così. Dopo, come dicevo prima, ognuno fa un po' come vuole, ecco. Dopo quanto tempo si può preparare la salsiccia dopo l'uccisione del maiale? In giornata si ammazza il maiale di solito al mattino, al giorno prima, e l'indomani al massimo si fanno le salsicce. E si prepara subito la salsiccia e può già essere pronta per essere messa alla griglia, diciamo. Sì, beh, qualche giorno di riposo e dopo è buona per fare alla griglia, esatto. Lo stesso sì. Vale per le coste, per il filetto di maiale? Sì, per tutto. Prenda un po' il sale e dopo si può fare. Quante ne prepari con un maiale di peso medio, diciamo? Con un maiale di 150 kg andiamo sui 10 ai 15 kg, un po' questo è fatto a richiesta, diciamo, dall'interessato, dal proprietario, perché se qualcuno vuole di più o vuole di meno, lì si gioca un po', insomma. No, è soggettivo il discorso. Marco Faccini, 17esima manifestazione di questo porcetta in style, possiamo dire che c'è un'abbinata con una sfilata di auto d'epoca adesso. Esattamente, questo è già il quarto anno che proponiamo in abbinata alla festa un raduno di macchine d'epoca, e ogni anno stanno aumentando il numero degli iscritti, quest'anno ad arrivare a 70 veicoli, e dunque siamo molto contenti. Provengono da tutta Italia o dal Friuli? Un po', quest'anno abbiamo allargato un attimino
pochino le misure, siamo arrivati a Spilimbergo, Pordenone, Monfalcone, dunque vedo che ogni anno stanno aumentando il numero e anche gli interessati da più lontano. Ecco. Sfileranno in tutto il centro? Sì, sono partiti stamattina, hanno fatto un giro assaggiando dei prodotti locali friulani e poi a rientro sfilano durante, diciamo, la parte centrale della festa per poi concludere con questa gincana semplice, non competitiva, che abbiamo organizzato per far divertire un po' i piloti. La festa poi proseguirà stasera con un bel aperitivo in collaborazione col Crepapelle, dove abbiamo trovato, insomma, una buona iniziativa anche da parte della Proloco, che ci ha accettato tutti. Prossima settimana invece, da venerdì, ripartiamo con le musiche live molto interessanti, dagli Excess ai Toys, per concludere domenica poi durante il giorno con la festa contadina, dove c'è la pigiatura dell'uva, la mostra degli animali e logicamente sempre la degustazione dei prodotti che vengono prodotti ad Artegna del Maiale.